Ben ritrovati su Meteo Giubiacci da Giuseppe Stabile. Il fronte perturbato che nelle ultime 24-36 ore ha interessato la nostra regione si è allontanato ormai verso l'Egeo. Sul Mar Ionio è presente una circolazione depressionale in quota, dunque un vortice isolato, che sta determinando ancora moderate condizioni di instabilità, soprattutto sulla Calabria ionica. La nostra regione è interessata marginalmente da questa circolazione depressionaria, con moderate precipitazioni per lo più sul settore meridionale interno della nostra regione e soltanto nel corso del pomeriggio. Intanto, dal Nord Africa va espandendo su un promontorio in quota di natura subtropicale verso la Spagna e collegandosi con un'alta pressione presente sull'Europa orientale, passando dunque per le regioni settentrionali. La pressione dunque è in aumento sulla nostra penisola e nei prossimi giorni questa alta pressione tenderà gradualmente a spostarsi anche verso sud, quindi interesserà anche la nostra regione. Intanto il dislivello barico tra questo campo di alta pressione e la depressione sullo Ionio sta determinando correnti vivaci settentrionali e nordorientali che insisteranno sulla nostra regione anche nella giornata di domani, mercoledì, e parzialmente anche in quella di giovedì. Intanto vediamo il tempo previsto sulla nostra regione. Partendo da martedì 26 settembre avremo condizioni generalmente di cielo poco nuvoloso, con addensamenti nel corso del pomeriggio sul settore meridionale e interno della regione, dove non è escluso qualche debole rovescio, ma il contesto sarà per lo più asciutto. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente, soprattutto nei valori massimi. I venti moderati settentrionali e il mare poco mosso sotto costa, localmente mosso al largo. Per mercoledì condizioni di cielo generalmente sereno, poco nuvoloso ovunque, con ventilazione a tratti moderata da nord-est, ma in via di attenuazione. Le temperature in ulteriore aumento, con valori che potrebbero portarsi fino a sfiorare i 30 gradi centigradi nei valori massimi. Le minime della notte invece saranno comprese tra i 15 e i 17 gradi. Il mare quasi calmo o poco mosso. La tendenza successiva, a partire da giovedì, come ho anticipato, l'alta pressione tenderà ad invadere sempre di più anche la nostra regione. La mappa prevista per venerdì ci mostra come sulla Spagna avremo un'anomalia positiva di pressione molto accentuata. È una configurazione quasi estiva questa per la nazione spagnola. Dunque avremo un aumento delle temperature progressivamente a partire da venerdì e per l'intero fine settimana, fino a valori quasi estivi durante le ore centrali della giornata. Addirittura all'inizio della prossima settimana questa alta pressione potrebbe coinvolgerci ancora più direttamente, determinando una maggiore stabilità. Ma per maggiori dettagli vi invito come sempre a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.